molti casi trovavamo degli zingari in certi paesi, che in certe sagre, in certe forme di spettacolo, con incontri con gruppi che provenivano dall'estero, da strani paesi. Ma quante volte ho incontrato gli zingari? Gli zingari che avevano compagnie proprio computer, e ho fatto un sacco di disegni. Nell'ultima mostra c'erano una cinquantina di disegni che, sugli zingari, che avevo fatto tutta una serie piuttosto intensa e commovente. E poi ho scoperto, per esempio, che la cultura spagnola ha dedicato tutto il secolo passato grandi poemi, grande teatro e coinvolgimento. Se penso, io il primo gruppo che ho incontrato in Spagna è stato proprio di zingari, e con loro ho debuttato con gli zingari. Ma là c'era una coscienza da parte del popolo, degli intellettuali, rispetto alla loro cultura, e se ne erano appropriati. Se penso a Picasso, tutto il periodo cosiddetto azzurro è dedicato agli zingari, e poi tutti gli altri pittori che dal Settecento trovi questi zingari che sono dentro le storie, che vengono persecutati, che vengono aiutati e vengono bruciati vivi, e vi dicendo che c'è da sempre la lotta a eliminare il diverso. E così diceva appunto nella Francia del Sud, il movimento degli zingari è un movimento attivo, no? Allevatori di cavalli, con tutta la poesia, con tutto il teatro, con tutta l'attenzione che si può dare a un popolo che agisce e produce qualcosa. Da noi, d'accordo, bisognerebbe capire perché non ha attecchito, perché lo zingaro è diventato quello che ruba i bambini, che è l'uomo nero, che cosa c'era di dietro, che cosa c'è stato. E io ne conosco moltissimi qua di zingari. E devo dire che forse sono fortunato. Sì, conosco anche perché è stato un periodo che mi sono buttato dentro, sono stato in carcere a parlare con delle donne che erano state arrestate perché rubavano. E ho cercato di capire perché cos'è, da dove viene. Con la verità non sono riuscito a saperne granché. Ma andando intorno in tutta l'Europa, anche in Germania ho trovato gruppi, c'è stato un festival nella Germania del Sud, straordinario, dove c'erano moltissimi gruppi invitati da un po' dappertutto, da tutta l'Europa, anche dall'Est, che si esibivano. Insomma, il problema è, non facciamo il luogo comune. Ci sono popoli che hanno aiutato, rispettato, e altri che li hanno insultati e messi in condizione di fuggire.